Ma guardi, voi prima avete fatto vedere l'immagine di questi, io li chiamo sempre presunti profughi, potenziali clandestini. Sono alti, grossi, Potenziali muscolosi, possono essere quello che vogliamo, eh. hanno l'iPhone, hanno le Nike ai piedi, come se si volesse imporre questo tentativo di imporre un modello culturale dominante, tale per cui tutti quelli che scappano sono vittime, hanno bisogno e devono essere accolti. Purtroppo però, i numeri del nostro paese, visto che stiamo parlando in questo momento dell'Italia, Continuiamo a vedere Sara di Mariani, quella rotta continuiamo, lì, fatemi vedere ancora questa ragazza. quella Sì. rotta lì rischia di essere un'altra rotta, un'altra porta che si apre sull'invasione. Non solo il Mediterraneo, il problema dell'invasione dal Mediterraneo, ma rischia di aprirsi un'altra porta, che è quella, la Del rotta dei nord-est, lei Balcani, dice. che porta lì. Allora, questo tentativo io non Gorizia lo è sul accetto. confine, no? Io È il sul confine con tentativo, la Slovenia. assolutamente sì, il tentativo di dire che tutti quelli che Non scappano, che tutti. tutti, No, no, però è non questo, tutti. cioè, Questo è il del tentativo Pakistan. culturale è questo, tutti quelli che scappano e che Prima della arrivano in rotta. Italia hanno Beh, tutti scusa. diritto ad essere accolti. Purtroppo non è così, perché i numeri Ma non dicono il tutti. problema non lo si può ridurre solo a un problema di numeri, e ci mancherebbe altro, però hanno la loro consistenza e il loro valore. Se nel 2015 in Italia sono sbarcati, sono arrivati 130.000 individui, immigrati, clandestini o profughi, e solo di questi 120.000, 44.000 hanno fatto la richiesta d'asilo, e di questi 44.000 Sì. i siriani, gli eritrei, e ci mettiamo dentro pure gli iracheni, che sono quelli che I potenzialmente scappano, nigeriani, che sono quelli che vabbè, potenzialmente però scappano se dalla qui guerra, dai, sono a numeri risicatissimi.